Amici, ci troviamo al Giardino Botanico di Europa questa settimana per la fioritura dei papaveri dell'Himalaya. In effetti c'è un clima tibetano, con noi c'è Fabrizio Bottelli, coordinatore del Giardino Botanico. Allora Fabrizio, papavero dell'Himalaya fiorito ad Europa, ma l'avete portato voi oppure è una pianta che cresce abitualmente nell'arco alpino? No, qui sull'arco alpino si trovano dei parenti di questa pianta himalayana. Qua ce l'abbiamo portata noi perché secondo quelle che potevano essere le nostre conoscenze sul clima e sul territorio poteva essere una pianta potenzialmente coltivabile, che in realtà non lo è per gran parte dell'arco alpino, comunque di questa zona delle Alpi, mentre invece abbiamo avuto un buon successo da questo punto di vista, perché appunto il clima, non dico che è tibetano, però il clima qua favorisce in modo particolare queste piante, che sono amanti, diciamo, più del fresco e dell'umido che del caldo. E i turisti che vogliono venire a vedere la fioritura del papavero dell'Himalaya devono sbrigarsi, perché è una fioritura breve. È come tutti i papaveri, ha questi petali che sono molto evanescenti, diciamo così, che sono molto belli da vedere, però durano anche molto poco. Ora, le piante che abbiamo in coltivazione sono anche tante, tutto sommato, e quindi anche se il fiore in se stesso dura poco come fioritura, però il numero delle piante permette di vedere nell'arco di 15 giorni almeno ancora qualcosa. E al di là del poter osservare questo raro fiore qui al Giardino Botanico, quali altri avvenimenti avete in programma? Prossimamente sempre i soliti laboratori per bambini, le visite guidate, quelle tutte le settimane c'è un evento rivolto al pubblico, e adesso le fioriture che incominciano a entrare veramente nel pieno, perché a quelle ornamentali come questa del papavero si associano anche quelle della flora nostra, della nostra flora spontanea. E quindi insomma vi invitiamo a salire al Giardino Botanico di Europa. Direi che è tutto con i bellissimi papaveri dell'Himalaya. Un saluto.